celebra una politica ormai consolidata, cioè quella di fare dialogare l'antico con il contemporaneo. E naturalmente leggendo l'opera, io da subito, lo dissi subito, sono rimasto colpito da questa idea di togliere gli dèi, diciamo così, e raccontare un epos laico. È una cosa molto importante perché poi alla fine, diciamo così, la ricerca anche dei musei è quella di comprendere cosa pensava l'uomo antico. Quindi mai avrei pensato di vedere una teca con un libro dentro, e quindi potete immaginare che è la mia grande giornata. Di questo devo ringraziare soprattutto questo museo e il suo direttore, perché io incomincio a trovare compagni di strada che la vedono un po' come me, e io ho sempre questo pallino della cultura viva. È un giorno speciale per me perché vedo in questo museo, che è uno dei miei musei preferiti al mondo, vedo dei miei libri connessi con dei reperti antichi pazzeschi. Sono quelle cose che nella vita ti succedono due o tre volte, e oggi è una di quelle. È un grande onore, un grande piacere, è molto bello che questo museo abbia voglia di far vivere quello che possiede, anche attraverso il racconto e l'immaginazione e la voglia di quelli che vivono adesso, scrittori o un'altra volta può essere un regista o cose del genere. Ma non so, ogni tanto il mondo si mette che è tutto perfetto e questa sembra essere una di quelle volte. Oggi è una giornata straordinaria per il museo perché la presentazione della mostra Iliade Omero, realizzata mettendo a confronto i testi di Baricco con gli splendidi reperti del Museo Archeologico Nazionale, chiarisce la vocazione dell'Istituto, che vuole sempre proporre un dialogo tra il mondo antico e la contemporaneità. Tra l'altro il titolo e l'idea del mare mediterraneo che è sottesa nella mostra è anche il pretesto per lanciare la collaborazione tra il MANN e l'isola di Procida nell'ambito di Procida capitale della cultura, per cui dopo questo taglio del nastro della mostra l'erma di Omero partirà in nave alla volta di Procida, sarà esposta nel corso della due giorni di maretica e tornerà poi a Napoli lunedì prossimo. L'idea di partire con l'erma e collegare tramite essa il MANN e Procida credo che sia il dono più bello che l'Istituto può fare all'isola. L'idea poi di realizzare tutto questo con le parole di Baricco dona una vena di poeticità all'intero percorso culturale.